Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Durante un'esplorazione urbana, in una clinica abbandonata nello stato del Messico, alcuni esploratori notano apparire da una finestra dell'edificio abbandonato una strana figura. La figura sembra avere l'aspetto di una ragazza dai capelli lunghi, probabilmente lo spirito di una qualche paziente morta proprio in quel posto. Il filmato è davvero interessante, ma andiamo a guardare il documento. Escucharon las voces. Ajá. ¿Dónde arriba? ¿Escuchó? Chucho. ¿Dónde? ¿Quién? Ya lo vimos yo. Sí, sí. Pero ahí no se ve nada. Y ahí le marco nada. No, ya no está. Un addetto alla manutenzione di una compagnia aerea del Messico cominciò a sentire degli strani suoni provenienti da un aereo. L'addetto alla manutenzione decide di entrare e andare a controllare. Ciò che riprende mette davvero i brividi. Questo è ciò che è stato filmato. Verga. ¿Qué fue eso? No mames. No mames. Nella casa di questo ragazzo, una forza invisibile sposta gli oggetti, facendoli cadere a terra. I fenomeni accadono così frequentemente che il ragazzo decide di filmarli. Ciò che riprende è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Parece ahorita todo normal, pero no, porque también está. No manches. Ay, no, por favor. Tengo miedo, en serio, la verdad, porque. Y es que también porque... ¡No manches! ¡No!
mames. Una famiglia comincia a notare degli strani fenomeni che incominciano ad accadere nel loro negozio. Una sera, la famiglia decide di entrare nel negozio per capire cosa potrebbe essere a causare questi strani fenomeni. Una volta lì, succede qualcosa di spaventoso. Una donna viene ferita e dal soffitto sbuca fuori una testa che terrorizza a morte le povere donne. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. A ver, vamos, vamos, despacio porque ni siquiera veo nada. ¿Cómo se pone el árbol? Ay, no sé, a mí me da miedo. A mí también. Oye, ¿qué? Ay, ¿qué? Algo se cayó en mi mano. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué? Ay, ¿qué? Algo se cayó en mi mano. ¿Qué es eso? In una camera mortuaria, una coppia di lavoratori si prepara a fare una pausa, quando all'improvviso un'ombra completamente nera appare alle spalle di uno dei due uomini. Il tutto viene filmato e documentato. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Acabamos di enterrar al chavo este que se ahorcó ayer y vamos a echarnos unas pinches cheves. Ok. Pobre güey, pobre güey. Drogadicto de su... ¡Ay, hijo de su puta madre! Pasó algo para acá, güey, para la puerta. Neta, sin mamar, güey. ¡Ah, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Neta, pasó un cabrón! ¡No, sí pasó un cabrón, güey! ¡Lo acabo de ver! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, no! ¡Corre, corre! ¡No mames, pinche güey! Ok. Pobre güey, pobre güey. Drogadicto de su... ¡Ay, hijo de su puta madre! Pasó algo para acá, güey, para la puerta. Neta, sin mamar, güey. ¡Ah, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Neta, pasó un cabrón! ¡No, sí pasó un cabrón, güey! ¡Lo acabo de ver! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, no! ¡Corre, corre! E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!